L'infertilità maschile. Metà dei casi di infertilità nella coppia vengono fatti risalire all'uomo, al maschio. Quali sono le cause e i rimedi? Il professor Gabriele Antonini, urologo-andrologo all'ospedale di Varese. La prima causa di infertilità nell'uomo. Beh, la prima causa sicuramente è l'età. Al giorno d'oggi i figli si fanno non come una volta prima dei 30 anni, ma dopo i 30 anni. Questo comporta una diminuzione della forza procreativa. Accanto a questa primissima causa, altre sociali, economiche ci sono? Ma sicuramente lo stile di vita, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, gli alcolici, una cattiva alimentazione. In più ci sono delle condizioni organiche come alterazioni ormonali e soprattutto fattori meccanici, vascolari come il varicocele. Il varicocele cosa è e come si corregge? Il varicocele non è una patologia, chiariamolo subito, è la condizione di varicosità di vene che stanno sopra al testicolo. Queste vene determinano un reflusso, un ristagno di sangue non ossigenato sul testicolo che altera la temperatura del testicolo e quindi altera la fertilità. Si può correggere il varicocele? Il varicocele si corregge sicuramente, si può fare questa cosa con un intervento chirurgico, ma soprattutto al giorno d'oggi abbiamo la possibilità con una tecnica non invasiva, con un piccolo sondino che entra dal braccio pari ad un prelievo di sangue, di sclerotizzare la vena spermatica.